Ciao. No, dai, Loco, che succede? Perché ti vuoi... Non farlo, non buttarti. Cosa è successo oggi? Cosa è successo? Racconta, tranquillo. Io non voglio giocare con te. Ma perché? Dai, basta, oggi siamo tornati in un nuovissimo... No! Oggi siamo tornati in un nuovissimo video su Minecraft, in particolare nella Diversity, la mappa piena di sfide. Quest'oggi, quello si ammazza, vabbè, a parte quello, abbiamo altre due nuove sfide da affrontare. Signor Loco, sei pronto? No, con te mai, sinceramente, però andiamo, mi piace. Guarda che stai scendendo da qua, c'è l'ascensore, non ti ricordi l'ascensore? Era... Io vado di qua. Ma quello è pericoloso. Poi ti butti e muori di nuovo. Vai, attento. Muori, poi non farlo. Allora, non so te, ma secondo me dovremmo andare o tipo nel viola, nel magenta o nel rosa. Che dici tu? Rosa. Rosa? Ma è lontano. Ma perché hai fatto quella strada? Ma perché io in realtà volevo... Hai fatto il giro lungo, ma sei stupido. Ma volevo un po' esplorare lo scenario. Senti, che cos'è questo? Esplora il tuo cervello che non hai ancora esplorato per bene. Parkour, io non voglio fare parkour. Cos'è parkour? Dai, è qui che inizia. Questo è il portale per la sfida. Via! Bello, ma che è un dropper? Oh, guarda che abbiamo sbagliato. Ci sono anche già i fail, no? Che ho portato una volta. Ho sbagliato. Guarda, penso che sei proprio scarso. Cos'è questo? Ah, questo è per uscire. No! Hai sbagliato anche te. Sei uno schifo. Io stavo esperando. Guarda che ti ricordo che sia il dropper che l'altro, la lana l'ho presa io, cioè nel senso, non è vero, l'avevo presa io. Non è assolutamente e poi, vero. Il secondo no. L'abbiamo fatto insieme. Sì. La maggior parte ma delle cose no. Te le ho dette io. No, non è vero. Allora, svegliati. No! Dai, Loco, prego. Perché fai così? Ma perché mi devi picchiare? Ma cosa ti ho ma fatto? Ma no, insomma, sei sempre ma in mezzo. Ma cosa ti ho fatto? Sì, purtroppo ogni tanto la vita ci riserva delle cose davvero terribili. Per favore, non è facile questo percorso. Devi aprire qualcosa che non so neanche... No, io... Aspettami ora però, schifoso, perché tu mi hai fatto tornare indietro. No, l'ho richiuso e sono caduto da solo. Ma com'è che si... Io riesco a fare direttamente questo salto così? Sì. Oh, mamma mia... No, Loco, No, Ok, checkpoint. Va bene, no, guarda. Dai, questo è facile. Questo è Ezza, tutto non è che dritto. Mi aspetti, mi sento un non po' solo. Non credo, però credo che stai per perdere. Cioè, così, credo che questa sia quasi la fine. Come la fine? No, aspetta, mi devi prego. No, no, perché tutti mi dietro l'armi. Io invece penso ad arrivare al traguardo. Hai tutto questo? Sì, quello con Netblock esattamente sì. Dai, 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 che voglio la lana. Dai, che voglio la lana per completare aspettami, il monument. No, dai, non devi mi ti ho aspettato. Insomma, mi hai aspettato per modo di dire. Ti ho aspettato per picchiarti. Infatti, non è che sia una gran cosa. Non è l'ho che comunque c'è da aspettato. No, non sono d'accordo. Da qua sopra riesco ad arrivare là in fondo. Ok. Come va, allora? Tutto bene? Tutto bene, lei? Tutto bene, io tutto bene, tutto bene. Dimmi un pochettino. Oh, è caduto. No, e come ha fatto? No, senti, no, non spaccare mai, non spaccare Minecraft. Non farlo schifo umano, non staccare quei cosi dai. Non puoi farlo, mi sa, lo sai? Me lo puoi portare qua vicino, per non favore? Non c'è più la rotaia, l'ho rotta. Oh, no! No, potevo anche arrivarci se non mi avessi picchiato. Non riesco più a farlo neanche da solo. Oh, è caduto anche lui. Grazie, mi hai dato, Nico, mi hai salvato, grazie, gentilissimo. Su! Più, su, cosa su, cosa non ho sentito bene su, dove? Quello su che tu non dico. Sai è che io so, tu non lo sai e guarda un po', io lo so. Ti sei tippato! Non mi sono tippato, hai ho fatto solo tutto... shortcut! Sì, perché sono morto, cosa ho fatto? Non ho capito, non è vero! Non ero caduto. Ma non è giusto, scusa, non è giusto, È scarsissimo, Nico. Ma per cosa? Non ho toccato nulla, non sono ma caduto, quasi alla non fine, ho fatto Nico. Niente. Meno male, voglio la mia lana, almeno completiamo sto parkour di schifo. E possiamo fare un'altra sfida, almeno completiamo sto monumento di schifo e facciamo tutte le lane di schifo. Il ghiaccio è il mio preferito. Il ghiaccio è il mio prefe. Dopo non c'è il ghiaccio, tranquillo. No, ma anche la sauce è no! La mia prefe. Non c'è il tuo preferito, tranquillo. No, aspetta, questo sono bravo, questo sono fortissimo. Ecco, vedi, tu non sei molto bravo. Così, poi hai qua 20 salti... fail. Sì, ma la metà sono perché tu mi hai spinto giù, non è che funziona. Scusato, che sei. No, guarda, possiamo vederlo dal video, sinceramente. L'ho visto tutte non è le vero, volte. Io te l'ho spinto. Ma non è vero. Ok, la Souls non è la mia preferita. Però io te l'ho spinto giù una cosa come 5 volte, tu una cosa come 29. Ma quando mai? Sì. Non riesco a farlo. Oh, l'ho fatto. Andai che quasi la fine. Andai che non riesco a farlo io, però. Giuro che ero bravo. Dai. Eri bravissimo. No, ma perché ora mi sto impegnando? Ok.
Ok, un gatto sulla tastiera. No, si può capitare. Questo salto è un po' complicato. I magma, sì, i magma fanno danno. Ok, ce l'ho fatta. Pazzesco. Tu l'hai già fatto questo qua, tipo marroncino? Sono un marroncino adesso. È difficile. Ah, ti vedo. Nico, ti cosa avviso, vuoi? Questo è un mix di tutti i parkour che abbiamo fatto in precedenza. Perché? Ci sono anche quelli che si muovono? No. E allora perché è un mix? Che si muovono? Vuol dire? Non ho capito. Chi si muove, scusa? Ma io non ho capito. Ma se tu non parli quelli che abbiamo fatto nei livelli precedenti. Ma ci porca sono miseria, se tu non parli una lingua... Ma sei stupido? Italiana? Ma cos'è? No, aspetta un momento. Dai, non è vero. Aspetta un momento. Io la lana non la prendo. Ah, ok, me la lascia. Perché me tu molto stai registrando. Però ho vinto io. Sì, non credo. Hai vinto Loco, hai vinto. Non dillo. Sentirei mai questa frase dalla mia bocca. Devi dire Loco, hai vinto. Non la sentirei mai dalla mia bocca. Devi dire Loco, hai vinto. Basta che non mi picchi, per favore. Di Loco, hai vinto. No, non è quando vero. Io. Non è vero. Stupido. E voilà! Lana rosa per Nico! E guarda un po' il nostro monumento. Guarda il nostro monumento. Oh! Lana rosa! Ti voglio dire neanche un po' della tua vita comunque. Allora, dipende dai punti di vista. Il sabato ogni tanto sì. La domenica dipende. E il lunedì no. Possiamo andare nel verde? Andiamo. Possiamo andare nel verde? Dove sei gentile? Te lo concedo. Ma adesso l'abbiamo già fatto? Non me lo ricordo. Sì. No, non mi ricordo. Vabbè, non te lo metti nel 2 blu rosso. Oh! Sono tante librerie. Il posto in cui tu non sei mai stato, allora, in vita tua. Ma perché devi sempre arrivare sul tabello? L'ho capito. Comunque questo è a livello trivia. Quindi sono tipo delle domande, credo. Dove sono domande? E non lo so, dobbiamo prima entrare dentro quel coso lì. Però, allora, aspetta, qua c'è una leva. Quindi qua bisogna attivare la leva in qualche modo. E qua c'è una porta, quindi penso che di qui. Guarda qui che cosa c'è. Dimmi che fa qualcosa. Ho premuto una leva, è successo qualcosa? Si è aperta la porta. Sto mangiando. Ah, si è aperto un passaggio. Oddio, vieni qua, Loco. Abbiamo già il primo, io. Vabbè, allora faccio da solo. Vabbè, Rotten Flash, lo zombie. Poi... ok, era lo zombie, sono un attimino spaventato. E dimmi che teoricamente qua c'è già la leva. E dimmi che posso già attivare il coso. Yes. Ok, possiamo andare. Guarda, ho fatto tutto io, tranquillo, non ti preoccupare. Possiamo già... una domanda, non c'è un genio. Sì, ma perché tu non la sapevi. Vai, andiamo al nostro bellissimo trivia. Ok, allora. La prima domanda è se abbiamo capito come si gioca. Scegli il bottone corretto. Questo. Cosa hai fatto? Perché siamo già morti? Loco, cosa hai fatto? Allora, hai capito come si gioca? Dobbiamo dirgli sì. Abbiamo capito. No, non avevo capito. Abbiamo capito. Io ho capito tutto, non ti preoccupare. Che gioco stai giocando? Warcraft. No. Ma io non lo so, ma porca miseria. Ma perché devi sempre... Dai, Starcraft, ma guarda dove sia. Ma cos'è Matrix? Aiuto. Allora, stiamo giocando a Minecraft, nel caso non lo sapessi. È un bel gioco, è un bel gioco a cubi, molto carino. E possiamo andare avanti. Seconda domanda. Allora, Minecraft ha delle diverse modalità di gioco. Quale di queste non lo è? Ok, la fashion mode su Minecraft non c'è. Va bene, hai ragione. Allora, nel 2009 Minecraft è stato rivelato. C'erano soltanto 3 blocchi: l'aria, il grass, l'erba e quale altro? Io lo so, vediamo se tu lo sai. Vabbè, tocca. No. Vabbè, ripensiamoci meglio. Quale di questi 3 Blaston. Blocchi? Bravo. Ci vuole un genio. Oh. No, allora ero convinto anche io. Ma quanto è grosso questo silverfish? Anche io ero convinto che fosse la stone in realtà. La vita. No, non importa. La cobblestone. Ok, bravo. Minecraft è pieno di entità, di cose che solitamente si muovono in giro e hanno una vita. Quale di queste cose è un'entità? L'end crystal, il fuoco, le liane o l'acqua? Lo sai anche tu che l'end crystal, crystal lo sai anche tu, l'entità. Guarda. Dai. No, perché scusa, se no moriamo di continuo. Non c'ho voglia di morire di continuo. Adesso questa te la fai tu da solo. La traduci anche tu, traducila, vai. Quale di queste non è un villaggio, uno stile di villaggio standard? Vai, esatto. Deserto, pianura, giungla o taiga? Sai che non lo so. La giungla, idiota. Ma non c'è il villaggio della giungla? Non è mai esistito, stupido. Ah, guarda che non lo sapevo questa, Quale di questi blocchi si genera naturalmente nell'Everworld come nel Nether? Facilissima, super facile. La dirt nel nether è pieno proprio di dirt, Molto bravo. Non so come ti faccio saperlo. Siamo troppo bravi. Ci sono domande facilissime. Quale di questi mob è il più piccolo? L'Endermite, il Silverfish, lo Small Slime o il Vex? Vex? Credo. Proviamo. C'è un mob ancora più piccolo del Vex. Allora dipende cosa per piccolo, per altezza o per grandezza. Non lo so. Come facciamo a uscire da sto posto?
Ecco qua il pulsante. C'è un pulsante che ci può uscire. Ok. Allora Endermite. Non... Davvero l'Endermite è il più piccolo? Quanti tipi diversi di colori ci sono di lane che puoi raccogliere dalle pecore naturalmente nell'Overworld? Ecco. Vabbè, c'è allora grigia, marrone, bianca. Direi nera, sei. E rosa. Sei? Cinque. Io voto su sei. E infatti era 6, vedi? Mamma mia, se non ci fossi Grey Light Grey, ma l'hai esperto a caso. Fossi, no, ma non lo sapevi. Lo sapevo, Grey Light Grey. Lo sapevo io, c'ho una pecora Grey nella mia casa, ecco. Avendo dei pezzi di legna, quale di questi crafting richiede meno legna? Allora, pensiamoci, la Slab 3. Sì, allora aspetta, la Ladder... Mi sa che ne serve di più, perché servono 2 e 2, sarebbero 4 per fare gli stick. 4. La fence. No, sono 2 più 2, 4, no. Ah, te lo dico io, è la slab. Vedi? Ah, allora sì, pensavo di più, avevo capito male, scusa. Sì, non mi ascolti mai come sempre. Rispondo Prego, io. Prossima domanda. Quale enchantment... Ho detto che faccio io, stai zitto. Quale di questi incantamenti ti permette di spawnare un fulmine con il tridente? Beh, è molto facile, anche se io non lo so. Cioè, loyalty... Ma come non lo sai? È channeling, allora, dai. No, non mi trollare perché io non lo so davvero. Allora, cliccala, forza. No, fammi ragionare. Loyalty è quello che ti torna indietro. Sì. Piercing è quello che fa più danno. Riptide è quello che ti fa arrampicare. E channeling è quello giusto. Sì, vedi che li so io in realtà. Era uno scherzo. Giro. Ma te l'ho detto io. Perché in realtà io lo sapevo. Puoi raccogliere l'iron ore usando un piccone di pietra. Quale di questi picconi ti permette... Ah no, con quale di questi puoi prendere anche col piccone di pietra. Molto facile. Molto bravo. Molto bravo. Si vede che sei grazie, un esperto nel game di scavo, sì. Tu non si vede lo che sei. Infatti parli sempre. Va bene. Nel gioco originale Minecraft, cosa non puoi fare nel Nether? Molto facile. Molto fa... Beh, oddio, aspetta. E dormire, poi dormire, poi esplodi. Quindi, water. Sei sicuro? Boh. No. You can place water... Ah, vabbè, ma che dai, ma cosa vuol dire? Su, allora dormire non posso dormire. Vabbè, ma questa è una domanda trabocchetto. Ma non ha senso. No, questa non vale. C'è trollato. Sì, quale di questi item non funziona come combustibile nella fornace? Allora, il bambù sì, il tappeto sì, la carta no. La carta non funziona. La carta no. No, Luke, che altro? Quali di questi obiettivi è falso riguardo alla Jack O' Lantern? Obiettivi, queste frasi, però vabbè. Puoi usarle per creare gli Iron Golem e gli Snow Golem, che è giusta. È vera. Puoi indossarle mentre guardi un Enderman per non farti attaccare, giusto. Scusa, le posso usare per creare un coso e allora non posso usarle... Davvero? Perché sono non quelle luminose, vabbè. Quale di questi metodi si usa per generare la cobblestone? Perché sei stupido, non leggi? È ma la perché... terza, questa. Ah, vedi che io lo sapevo? E io l'avevo detto. Quale di questi cibi ti cura di meno? Allora, La patata? Ok, non lo sapevo. Bravo. Allora, qui chiede in sostanza in quale di questi blocchi il segnale di redstone può passare attraverso. Penso il beacon. Il beacon. Loco, comunque il questo, beacon, facilissimo, questo era il tuo argomento. E non sapere il proprio argomento è davvero un po' strano. Partendo dai materiali grezzi, quale di questi richiede più step per diventare, tra virgolette, craftabile? Forse questo, sai? Perché devi fare i log, poi devi fare una chest, poi devi fare un minecart, questo secondo me. Bravo, ma vedi che sono troppo intelligente, secondo me. Quale di queste foglie non perde il loro colore verde piazzate nel deserto? Perché nel deserto sai che tipo si rovinano un po' tutti i colori. Birch, sai, secondo me. Bravo! Mamma mia! Hai sputato a caso, sei no, forte. Ho ragionato molto bene. La Soul Sand si usa per far crescere il Netherworld. Quale di queste pozioni non richiedono le Netherworld? Allora, invisibilità la serve, slowness Nico, serve. Tu lo sapevi. Weakness. Mamma mia. Sono troppo forte, secondo me, però non è giusto. Quale di questi blocchi sopravvive a un'esplosione di TNT? L'Anvil. Ma questo non è un Anvil. Era palesemente. Quale di queste frasi è sbagliata sulla Bedrock? I noteblock sulla Bedrock fanno il suono di un basso. Non ho idea. È vera, questa. E gli Enderman, va bene? Sì.
Vedi che non lo sai? Vedi che non lo sai? Cioè tu parli, dici io so, e poi tu non sai. Basso. Nella prima versione di Minecraft del 2011, quale, sotto quale titolo era l'update? Allora sarà The Adventure Update. Mamma mia, dove sei andato? Dai, su. Allora, l'update acquatico ha aggiunto 5 varianti di coralli. Che colore è il tube coral? Non ne ho idea. Sei sicuro? Bravo. Grazie. L'update di villager e pillager ha fatto uscire delle diverse varianti di vestiti. Quale villager ha una benda sull'occhio? Il cartografo no. Weapon Smith. È l'armor. No, aspetta. Ah, ok. Non è l'armor. Ok, sì, è il Weapon Smith. Domanda finale. Quante stanze ci sono state in 30. Questo gioco? No. Aspetta. Siamo alla 29. Secondo iniziale. Stupido. È che no. Inutile. Niente. Persona. Quindi secondo quello iniziale sono 31. Visto? Sono fortissimo. Mi sono preso anche la lana. E voilà. Guarda qui. Guarda che appare la lava. Lana. Guarda che ci siamo riusciti. Vedi, abbiamo anche la lana verde. E noi ci vediamo in un prossimo episodio. Fatemi sapere se volete altre lane di questo bellissimo monumento con altre sfide di... Si è ributtato. Di quelle che mancano. E nulla. Buon Natale a tutti. E felice anno nuovo. E voi le sapevate queste domande? Eh? Io non le sapevo.